Eccoci una nuova puntata di Casa Fiorenzo. Benissimo. Oggi un piatto veramente, io lo sento proprio mio questo, della tradizione. Questo è tipico marinaio, questo che... è ormai, è un, non solo, ma è una tradizione molto limitata, perché il pesce come lo facciamo noi, salamulica del pan, che in realtà è il pan grattato, sì. Lo, si fa solo in una piccola zona costiera dell'Adriatico, che va da poco su o sopra Rimini fino a sotto Senigallia, finisce lì. Se no il pesce si fa senza mollica, non impanato con la mollica. Quindi è veramente un piatto tipico. La rustita dei pesci. La rustita. Allora, non so, se vogliamo elencare i pesci, ci mettiamo gli sgombri che li ho spaccati, abbiamo delle sogliole. Che l'hai già spinate? Le ho già spinate, espellate. Sì, espellate. Io li tolgo anche di qua di là, perché così quando uno mangia non c'è nessuna spina. Poi ci sono le canocchie. Le triglie che noi chiamiamo i barbon. O i rusciói. I rusciói, i calamari e qui abbiamo i sarduncini. I sardon. Questo sarebbe il famoso sardoncini da fa a scottadente, cioè cotti e magnati. Questi vanno cotti a temperatura molto alta in maniera tale che fuori abbrustoliscono, ma dentro restano un po' umidi. Perché molti, chi non lo sa fare, lo cuoce a fuoco basso, si secca e buoni da buttare. Da tirare. Ecco, non so. Come ingredienti invece è altrettanto semplice, perché ci abbiamo l'aglio, il prezzemolo, il pan grattato, sale e pepe e infine ci metteremo l'olio. C'è anche chi ci mette il rosmarino. Io stavolta ho voluto fare, a me piace col rosmarino, però stavolta ho voluto fare quella, diciamo che a Fano, diciamo, che va, è più va diffusa, per va per la maggiore. Però un po' di rosmarino tritato fino gli dà quel sapore in più, insomma. Esatto. Ora possiamo anche iniziare. Possiamo cominciare. Allora prendiamo il prezzemolo, prendiamo due spicchi d'aglio, no? Io direi che un paio di spicchi d'aglio potrebbe. Il pesce potrebbe è abbastanza. Bastare, eh. Sì, deve bastare. E allora io intanto metto giù il pan grattato. Sì. E la rostita di pesce, no? Perché una volta mi dicevano, io diciamo non l'ho visto, però mi dicevano che il pesce a bordo lo cuocevano negli spiedini infilzati all'insù, non lo mettevano nella, sì, ostia. Lo facevano in quel modo, lo facevano, avevano come una specie di focone che questi spiedini li infilzavano e il pesce, non solo i calamari, ma anche il pesce infilzavano in verticale. Sì, in verticale e i spiedini facevano con i tamarigi, no? Sì, questo sì lo sapevo. Con i tamarigi. Che tra l'altro, infatti, nei viali del mare a Fano è pieno di tamarigi. Il tamarigi tiene molto il vento, tiene tutto, sì. No? È una pianta che, diciamo, lungo le costiere, insomma. No, invece sapevo che a volte, specialmente i sardoncini, li cuocevano nei mattoni scaldati. Addirittura? Sì, no, senza niente. Senza mollica, senza condimento. Il mattone che si scaldava al sole, magari gli davano una spinta prima del fugone. Sì, sicuramente una scaldata. Una scaldata, poi li mettevano sole, i sardoncini sopra, così solo il sale. E si cuocevano, sì, perché il sardoncino, come hai detto te prima, è una carne molto delicata che si cuoce subito, capirai. Infatti, no, si fanno anche scapece, sì. Basta un po' di limone o d'aceto, secondo dei gusti, un po' d'olio e fatto, stiamo lì 5-6 ore e è pronto. Come no? E c'è la qualità, tu come dottore Fiorenzo saprai che il pesce azzurro, no? Voi lo... Ah, ma addirittura adesso fanno le pillole di omega 3, cioè che il grasso che è contenuto soprattutto nel pesce e in particolare nel pesce azzurro, e anche omega 6, anche acidi grassi saturi pochi, però comunque praticamente anche quelli. E quindi perché proprio abbassa il colesterolo, più che il colesterolo, i trigliceridi. È un pesce, diciamo, che costa poco e alla fine fa anche bene, bravo, ed è buono. Infatti una volta c'erano le sovvenzioni della Regione Marche,
per promuovere il pesce azzurro, perché uno di questi c'era anche nella Fano. Se te mi passi il pepe e il sale, come intanto no, io guarda, ti passo vado avanti. Il sale e il pepe, sì. Perché chiaramente il pangrattato va salato, pepato, e anche questa è una ricetta un po' appunto di una volta, per cui non bisogna lesinare col sale e col pepe. Io dico sempre, mi hanno insegnato a me la grigliata di pesce, la rustita, quando tu sei, io dopo sento la mollica asciutta, anch'io, e deve essere sul salato, sul perché salato, già bravo, il fuoco la brucia un po' il bravo sale poi dopo, no? Poi la mollica un po' cade, non rimane sì, tutta attaccata. Sì. Ci sono dei piccoli segreti che però fanno alla fine un grande piatto. Anch'io, insomma, io lo sento sempre. Prima di mettere il trito che stai facendo te, l'assaggio è appunto leggermente salata. Dopo te lo ritrovi. Sì, perché un pesce quando è condito ma non manca di sale, non sa più di niente. L'unico problema, che infatti io qualche volta li condisco a parte, lo puoi avere con i calamari, perché il calamaro, quando lo metteremo dentro, i tentacoli raccolgono molta mollica. Sì. E quindi di conseguenza anche molto condimento, per cui il rischio è che il pesce vada bene e il calamaro sia un po' saporito. Però se uno riesce a stare sulla via di mezzo... Te lo devo buttare, Fiorenzo? Aspetta che l'assaggio... Sì. Bene in più di sale, no? Sì. Io lo metterei. Okay. Cioè, tocca stare attenti perché dopo in televisione si vede se è salato o no. Quello è vero. Ok. Allè, una bella mischiata, muscinata. E via. E via. Buttiamo dentro tutto il prezzemolo e l'aglio. Perfetto. Un'altra bella muscinata. Io gli faccio anche così, perché sennò la mollica, vedi, la mollica si sporca con l'aglio e col prezzemolo. Sì. Se te la mescoli e basta, no, vedi, rimangono separati. Invece la devi proprio sfregare le mani. Tipo quando fanno il couscous, che roba quella. Bravo, proprio. Che viene l'incocciata, no? Ecco, proprio. Quel couscous, quello, non quello precotto, no, quello fatto proprio... Quel buon. Ah, in Sicilia è da giù, sì. Ci fanno anche il brodetto, brodetto e ci fa col pesce e dopo i couscous. Sono stato in Sicilia proprio al festival del couscous. Un'altra cosa importante che molti sbagliano con il discorso della rostita, perché cosa fanno? In questo momento che hanno fatto questo, buttano l'olio nella mollica. Sì, dopo si appiccica più. Dicono tutti, ma com'è, a me la mollica mi cade tutta, non mi sta attaccata nel pesce. Perché? Perché già il pesce è umido, se tu ci butti l'olio adesso, cosa succede? Scivola sul pesce, invece buttandolo adesso si attacca tutta, e vedrete che si attacca tutta. Cosa vogliamo buttare? Non so. Ma io direi... Gli sgombri? Sì. Siamo gli sgombri? Ok. Si attacca, è naturale che si attacca, no? Perché il pesce è un po' umido e la mollica si attacca. Infatti anche lì, pesce umido, non bagnato. Sono due cose diverse, sì. Perché se è bagnato, allora un'altra volta la mollica non si attacca. No, non si attacca. Quindi... Vedi come è bello adesso. Guarda come si attacca subito. Sì, si attacca tutta, E rimane lì, una volta attaccata. Adesso... Andiamo con l'olio, no? Dopo, il resto facciamo dopo? Facciamo tutti insieme, allora? Ma io direi di sì. Vogliamo condire tutti insieme? Ce la facciamo? Vuoi togliere quelle per il momento? O le metti dopo? No, no. Si stensa tutto, no? Okay. Si sta, sì. Perché non è poca, eh? È abbastanza. Devo dare una mano? Però un po'. Non è proprio l'attrezzo più indicato. No. Facciamo un po' di... Però vedi come... Si attacca bene. Ma... Non si attacca bene? Sì, perché se noi adesso andiamo... Con le mani glielo togli? No, e poi lo rompiamo tutto. Lo rompi? Perché i sardoncini più, sono talmente delicati. Quando te lo prendi adesso per girarlo, con la mano gli togli il coso. Quindi andrebbe fatto purtroppo, così. Purtroppo si sporca un po', però...
Io però... Sarà contento Christian, diciamo, sì. No? Che gli sporchiamo tutta la cucina. Io però dopo farei, toglierei il pane in eccesso. Come? Prima di mettere l'olio. Cosa dici te? Ah, vuoi molto... togliere la mollica? Perché ci va molto olio dopo. Però dopo rimane lì. Tanto. Sì, io direi, dopo lo mettiamo perché anche negli sgombri, sopra, lo rimettiamo. Allora andiamo con l'olio. Andiamo con l'olio. Oh. Non vi impressionate. Non lesinate. L'olio ci va, perché se no non viene come deve venire. Non è la rustita. Che poi dopo l'olio cuocendo sgocciola sotto, per cui non è che rimane tutto lì, però se non ci si mette non viene bene e poi si attacca alla graticola, quindi inevitabilmente... Però in realtà, appunto, siccome non rimane adeso, in realtà non si può dire che quando la mangi non è che senti una cosa unta, perché viene smaltito l'olio, un po' si brucia, un po' cade sotto. Guarda che roba bella. È difficile qui condirlo naturalmente, sì, perché sì, però... Però vedo che te la cavi bene. Allora adesso andiamo a... Sì, perché una cosa molto importante è che ogni pesce va cotto per conto suo, perlomeno sì. Pesci di dimensioni simili. Sì, perché... Non puoi mettere uno sgombro così con un sardoncino così, è chiaro. No, dopo non hanno la stessa cottura, non hanno, no? Esatto. Giusta? Quindi... Adesso devo cercare, va bene, dai. Mettiamo la canocchia. Allora Lorenzo. Calamaro, sono un po' grossetti questi, eh? In effetti è vero, sono... Effettivamente, però sicuramente verranno buoni. Si mette il mantello, si mette dentro la testa e i tentacoli. Diventa un involtino. E diventa un involtino naturale. Ecco. Poi cosa vogliamo mettere? Sì, mettiamo un altro. Sì, perché io direi di fare un le po' varie. Misto, sì. I sardoncini, quindi, direi di lasciarli per non conto avere dell'altra da soli. Ce ne abbiamo ancora di calamari. Ce ne stanno volendo altri due qui. Sì, allora ci li portiamo. Ah, vogliamo mettere un'altra sogliola, va. Allora, Fiorenzo, la grigliata è pronta. A noi possiamo solo chiuderla e andare a cucinare. Andare a cucinare. Io ti seguo col resto del pesce che piano piano lo cuociamo tutto. Ok, allora andiamo. Fiorenzo, allora questa è pronta, calda. Che spettacolo. Penso che cotta bene. Si dici? Sta proprio bravo, guarda. No, sono contento. È omogenea, non c'è un punto in cui è più cotta o meno cotta, ed è bella, dorata. Io credo che questa sia magnifica. Allora, adesso è ora del dia magnà, perché, perché se no, se era fredda se non vale ora, più. E dopo è più giusta. Buona. Per cui noi ce la mangiamo, con voi ci vediamo alla prossima puntata.